30.000 romani e un gruppetto di tifosi interisti che avevano seguito le loro squadre sono sfollati soddisfatti dopo l'elettrizzante partita che per la seconda volta e col medesimo punteggio nel giro di due settimane ha avuto a Teatro lo stadio San Paolo, oggi campo neutro per la squalifica dell'Olimpico. La Roma ha scontato presto il suo incerto avvio. Al quinto, infatti, monologo di Scala che parte da lontano, resiste a una carica e è entrato in area, batte Conti. L'Inter gioca in scioltezza, ma al ventesimo i giallorossi pareggiano. Sul lancio dalle retrovie un guardalinea sbandiera. Prati, rimesso in gioco, appoggia verso Morini. Irrompe Burnic che infila nella propria rete. Alla mezz'ora i nerazzurri si riportano in vantaggio con un bel gol del loro capitano. Dalla bandierina calcia Mariani, testa di Pacchetti e sventola di sinistro di Mazzoni. All'inizio della ripresa l'Inter costruisce ancora un'azione pericolosa e Conti esce a corpo morto su Boninsegni. Da questo momento la Roma si trasforma e straripa. Al 24esimo, dopo un gol di Prati annullato per fuorigioco e produce un vigoroso sforzo per riequilibrare il risultato, la Roma incassa inopinatamente il terzo gol. Boninsegni riceve da Moro, si destreggia in mezzo a un nugolo di difensori e trova lo spiraglio per segnare. La reazione romanista, impressionante per forza e continuità, produce già un effetto al 32esimo, quando dopo una lunga mischia Morini riesce a pescare Negrisolo smarcato. Niente da fare per Bordon. L'Inter si sbanda sotto i colpi d'ariete avversari e Mazzola salva approfittando di uno scivolone di Prati, ma al 37esimo si conclude la sensazionale rimonta romanista. Su cross di Spadoni arriva Morini che non perdona.